buonasera a tutti e un caro saluto a tutti gli amici di Lazio Polis. Allora, questa sera si giocava la semifinale d'andata della Coppa Italia, partita che vedeva contro Milan e Lazio a San Siro, e la partita è terminata sul punteggio di 0-0, quindi la qualificazione si deciderà nella sfida di ritorno che si giocherà all'Olimpico il 28 febbraio. Allora, il risultato che tutto sommato ci può stare, diciamo che la Lazio complessivamente ha giocato meglio, è sembrata, come dire, più viva, più dentro la gara rispetto al Milan, questo perché secondo me il Milan, come dire, aveva molta più pressione rispetto a questa sfida, in quanto comunque per la squadra di Gattuso la posta in palio a mio avviso era più alta rispetto a noi, in quanto un eventuale finale sarebbe per il Milan un pass, diciamo, certo per giocare le coppe l'anno prossimo, e quindi a mio avviso il Milan l'ha affrontata con un po' più di timidezza barra paura. Comunque, ripeto, complessivamente è un risultato che ci sta, anche se la Lazio ha giocato meglio ed è stata anche più tonica e più vivace e si è presentata più volte al tiro anche in maniera pericolosa, anche se a onor del vero l'occasione migliore in assoluto ce l'ha avuta sicuramente il Milan con Çalhanoğlu che ha sparato alto a porta sbarnita. Detto questo, un risultato che tutto sommato a noi può andare anche bene, in quanto comunque ci giochiamo nei 90 minuti del ritorno all'Olimpico la qualificazione e insomma la Lazio credo che abbia tutte le potenzialità per portare a casa la vittoria e di conseguenza la qualificazione, che comunque è importante perché alla fine quello che conta è vincere i trofei. E sicuramente, insomma, come per vincere la Coppa Italia mancano due partite, secondo me Inzaghi, dovendo fare una scelta, insomma, tra campionato e Coppa, farebbe bene, secondo me, a puntare, insomma, sulle coppe, senza naturalmente abbandonare il campionato, però, insomma, dovendo scegliere se far giocare Immobile e farlo riposare in coppa o in campionato, secondo me farebbe bene, insomma, utilizzarlo e a mantenerlo, diciamo, al 100% per le partite di coppa. E niente, detto questo, insomma, ci sentiamo alla prossima, quando la Lazio affronterà lunedì sera il Genoa in casa per una partita da vincere, una partita tosta anche in vista dei numerosi e, diciamo, illustri squalificati. Un saluto a tutti e una buona serata. Ciao.